Razionalizzare significa anche scelte coraggiose. Molti reparti di ostetricia e ginecologia della ASL Salerno andrebbero chiusi perché al di sotto degli standard di legge. Parla il primario dell'Umberto I, costretto a dimenarsi tra disagi quotidiani. E intanto l'ufficio economato nega un farmaco contro i parti prematuri. Dopo l'archiviazione delle indagini sul suo conto, l'ex presidente Cirielli avanza sospetti sull'ex ministro Carfagna. La BBC Card è la tessera contenente tutte le informazioni sulla salute e sulla cura prestata ai bambini autistici, un progetto innovativo che parte dal distretto di Angri Scafati e che potrà essere propagato in tutta l'ASL. A Pagani è illustrato un corso per spiegare il metodo ABBA, defibrillatori in dotazione alle scuole di Salerno per fronteggiare eventuali emergenze. Rischio idrogeologico in Campania per la perturbazione che arriva dall'Atlantico. La sala operativa della Protezione Civile regionale attiva i presidi locali. Da domani a Nocera al via le consultazioni sul PUC tra criticità e priorità. Il consigliere regionale Pica sulla questione ipervigile. Le eccellenze campane, un vanto delle nostre comunità. Entriamo nel polo inaugurato a Napoli per valorizzare i prodotti campani dell'agroalimentare. Nocera Inferiore si candida intanto a capitale culturale dell'area nord della provincia.